Io sono entrato a Ferrania nel 1970 e sono entrato direttamente nel gruppo di settore, si chiamava allora Settore Valutazioni Fotografiche, ed era un posto di lavoro sostanzialmente buono, nel senso che avevi modo, facendoti chiaramente una buona esperienza, di conoscere approfonditamente i prodotti fotografici. I primi materiali fotografici a cui mi hanno accostato in quel lavoro sono stati i materiali invertibili colore, che sono quei materiali che hanno bisogno del solo sviluppo, dopodiché sono già pronti per l'utilizzo. In particolare erano a quei tempi le diapositive a colori, i filmini Super 8 a colori, e allora c'era una ricerca. Siccome la televisione utilizzava anche dei filmati colore, dei prodotti che potessero andare bene anche per la TV. La differenza tra negativo colore e invertibile colore è che il negativo ha bisogno, dopo lo sviluppo, di un ulteriore passaggio, che è il passaggio di stampa, cioè il trasferimento dal negativo alla carta o a un trasparente, qualsiasi altro supporto. Mentre invece l'invertibile, come esce dallo sviluppo, è già pronto per l'utilizzo finale. Io nella mia vita professionale ho avuto tantissimi contatti tecnici, soprattutto con colleghi americani. Tant'è vero che diciamo negli anni 90 e negli anni 2000, ogni settimana, ricordo sempre, la facevamo al venerdì pomeriggio, facevamo una videoconferenza con gli americani per scambiarci dati tecnici, anche di produzione, eccetera. Io ho fatto diversi corsi di inglese a Ferrani, però proprio da parlarlo benissimo non sono mai arrivato. E quelli nostri colleghi che erano del Minnesota erano un inglese proprio masticato, diciamo, quindi c'era un po' di difficoltà, però tecnicamente poi ci si capiva, perché il linguaggio tecnico, una volta che ce l'hai nella testa, è molto più semplice che non parlare del più del meno, ecco, se vogliamo. La pellicola funzionava in questo modo. E prima di tutto c'era un reparto che si chiamava Reparto A, che faceva praticamente la base per le pellicole, che era in generale il triacetato di cellulosa, e andava bene sia per tutti i materiali fotografici che utilizzavamo, cioè invertibile, negativo, eccetera. Su questa base si metteva un primer, che era praticamente uno strato sul quale si appiccicava poi l'emulsione fotografica, e un dorsale dove c'era di solito uno strato antistatico e uno strato di cera. Questi strati qui erano preparati direttamente su questa base, direttamente da questo reparto A. Una volta fatto questo, si passava all'antialonatura, che era il primo passaggio che si faceva all'estrusore. Si metteva uno strato, praticamente era uno strato di nero, di argento colloidale, come strato di antialonico, per fare sì che no, quando la luce colpisse il film non tornasse indietro e facendo degli aloni, ma veniva assorbita quando era passata dagli strati sensibili da questo anti-A. Dopodiché, in un primo tempo si facevano altri tre passaggi. Il primo passaggio era dello strato cosiddetto ciano, chan, che era sensibile alla luce rossa, era lo strato. Poi sopra lo strato chan veniva lo strato magenta, che era sensibile alla luce verde. Dopo si passava, e quando si faceva il magenta si stendeva, invece che un protettivo singolo, si metteva un protettivo che era un filtro giallo che impediva alla luce blu di passare negli strati successivi, lo bloccava. Infine lo strato giallo con i suoi protettivi all'esterno, che è sensibile alla luce blu.
Quindi, in poche parole, la luce penetrava, la luce rossa andava a colpire il cian, la luce verde a colpire lo strato magenta e la luce blu allo strato giallo, e si formavano le immagini fotografiche. Praticamente cosa succedeva? C'erano delle caldaie dove veniva caricato, per esempio, lo strato cian, facciamo l'esempio. Queste caldaie andavano, portavano l'emulsione sull'estrusore. Lo strato cian di solito era composto da due strati più un protettivo, quindi sull'estrusore andavano uno di seguito all'altro questi tre strati, secondo cian, primo cian e protettivo. E l'estrusore era una bestia da 150 centimetri circa, da un metro e mezzo via, sul quale scendeva per caduta questa roba sul foglio che stava andando, e il foglio di triacetato che stava andando alla velocità di oltre 100 metri al minuto. È iniziata alla fine negli anni 90, e che chiaramente avevamo visto già le prime foto da digitale, quindi lì era tutta un'altra cosa. E la Ferragni è stata passata con una ditta sempre americana, non si chiamava più 3M, ma si chiamava Imation. E questo Imation qui aveva il compito praticamente di chiudere. È andata avanti 2 anni così, e poi questa ditta qui ha ceduto tutti gli impianti, eccetera, credo a un consorzio di italiani che l'avevano presa, di gente dello stabilimento, eccetera, e che però poi non sono riusciti più. È stato un posto freddo, prima di tutto, freddo per la temperatura, perché gli inverni si sentivano da matti. Io ricordo un 14 di aprile con 1,5 metri di neve. 14 di aprile c'erano tutti gli alberi fioriti, poi dopo un paio di giorni è andata via, tanto per dire la temperatura. Mi aveva colpito quando sono stato assunto che c'era un dépliant, un gadget che diceva clima senz'altro influenzato dalla vicina riviera, ma non era vero.